Buonasera. Buonasera a tutti. Bentornati, grazie alla seconda edizione del Macugnaga Blues Experience. Siamo contenti di vedere una bella folla nonostante l'arietta frizzantina. Io volevo solo rubare due minuti per fare ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale, sindaco Stefano Corsi, per la disponibilità per l'organizzazione, la disponibilità della piazza, a tutti i miei colleghi dell'associazione Albergatori per avere dato disponibilità per portare avanti questo progetto per il secondo anno, riuscendo a fare due giornate, e un grazie anche ai nostri sponsor, tra cui l'autosalone Alma di Castellanza, che ci ha dato una mano nell'organizzazione. Se volete anche voi dare un piccolo contributo, se volete abbiamo nello stand dei piccoli braccialetti che abbiamo realizzato quest'anno, che al costo di 5 euro è un ricordo della serata ed eventualmente ci aiutano poi a sostenere la realizzazione dell'evento anche per le prossime edizioni. Inoltre poi i primi 50 che andranno all'autosalone Alma con il braccialetto verrà regalata una Fiat 500L. Spero che non siano qui quelli di Alma. È stato bello. No, a parte gli scherzi, vi lascio un attimo con Fabio, il nostro direttore artistico, Fabio Marzaroli, che vi spiegherà qualcosa sugli artisti di questa serata e gli altri grandi nomi di domani. E vi auguro una piacevole serata, un buon divertimento con il Macugnaga Blues Experience. Grazie. Bene, buonasera, non troppe parole perché spazio alla musica. La cosa che più mi piace è quello di essere riuscito a portare la musica che ho nel cuore in ossola. E Macugnaga è stato il posto giusto per poterla portare, per organizzare un festival in un posto meraviglioso. Questa sera è una serata di blues italiano, avremo due eccellenze del blues italiano. Il primo è la Pugno Blues Band. Maurizio Pugno è uno dei migliori chitarristi blues italiani che ci sono in circolazione, e il secondo gruppo sarà Francesco Piu dalla Sardegna in duo. Quindi io vi auguro un buon ascolto, vi prego di far sentire il vostro calore e se non siete caldi cercate di scaldare loro, ok? Quindi buon divertimento. Ricordo l'ultima cosa, che domani sera ci sarà la seconda serata e ci sarà Francesco Rebora e Big Pete Pearson, che è un personaggio, per farvi capire, che ha suonato con Etta James, con Muddy Waters, con John Lee Hooker. Quindi secondo me è il caso di fare una capatina anche domani. Ci saranno le bancarelle, insomma, enogastronomiche, quindi c'è tutto per fare una o due giorni come si deve, se il tempo non ci fa dannare, sennò verrete un po' più avanti e diventerete un po' più sordi. Buon divertimento!